Buonasera a tutti, sono Gaspar da Castelvetrano, ho 26 anni e voglio fare match televisivo di Prova e Provino. Qua c'è il mio collega Vincenzo che vuole partecipare comunque, ecco qua, glielo passo, buon divertimento. Buonasera, sono Vincenzo, ho 37 anni, voglio dire qualcosa assieme con l'amico mio, di più è lui che vuole collaborare a dire qualche barzelletta e speriamo di far ridere un pochettino. E sul microfono forse è defetto, ma è defetto un po' con la mano a me. Così non ci sono molto dire. Ok, possiamo continuare? Ok, vai! Allora, ti ricordi quando è Nico? Anche camminando, sciandesciate, di zero basta ti sei e ti rompesse la fronte. Minchia, vero, infatti. Oh no, tu ci ha fatto capire che sì, è così. Oh sì, adesso va bene. Giusto? Oh, tu che sono curioso di la casa vegano. Nepote se. Nepote se. Guarda che ti sento. Porre peggiore. Vai. Di nuovo. Allora d'accordo? Allora. Aspetta, sono un po' emozionato. Buonasera, sono Vincenzo da Castelvetrano, ho 37 anni e vorrei dire qualcosa per fare ridere un po' le persone. Vi presento il mio collega che ora... Buonasera, sono Vincenzo da Castelvetrano, ho 37 anni e vorrei fare ridere un po' le persone. Vi presento il mio collega. Dica. E allora, sono Gaspare da Castelvetrano, voglio fare un chat televisivo per far ridere tutte le persone, eccetera. Sono qua direttamente. Buonasera a tutti, sono qua per fare prove e provine, sono qua in persona, carne e ossa. Va bene? Vincenzo, dimmi tu, della vita so come si fa. Allora, a me della vita mi piacerebbe avere dei soldi, stare bene, avere un bello lavoro. Inizia, consumato. Un bel lavoro, sì. Un bel lavoro è la cosa più bella che c'è. E poi mi piacerebbe praticare sport, viaggiare. Ah, però sul sito devi capire perché già ti confondiste adesso per niente. Mi santissalo, zitto, non parlai. Oh, okay. Un'altra cosa. Su tu passeggi tra il prato e vedo una donna che ti vedo una donna che ti dice aspetta, ma parliamo come è successo stasera. Dimmi che c'è, io voglio sentire. Ma non mi fa parlare mai. Zitto te. Ma metto che ha cagnato un loro culo, ma sicuramente questa bada, ma non è già in mezzo a te l'ha messo che faccio allenamento un palestra, avanti e indietro, avanti e indietro. Aspetta, e ci fu una firma. Ci fu una firma, fa. Che sapeva che c'è mia moglie da re? Quindi ha pezzato la calcagna da un dopo. Non so come è successo stasera. Quindi era un palestra, ma non era tranquillamente. Quindi faceva avanti e indietro, avanti e indietro. Avanti e indietro, avanti e indietro. E ci fu una firma, no, e fa. Quindi c'era mia moglie da re, mi sono calcagnata che non era così, faceva indietro, avanti e indietro. Ma tu ti rendi conto? Io mi rendo conto, ma non me lo male con camminava così però. Ma che sta lecchettone tu sei? Meno male. Meno male. Meno male. Poi già sei venuto alla villa, passeggiava tranquillamente con la mano a così. Avanti e indietro. Non parlo fino a un certo punto. Ma un transito. Fammi finire la palla. Ci fu una vicchianetta. Ti camminava così. Giusto che camminavo in dame italiano. Giusto che camminavo in dame italiano. E come mai? Da c'è sempre. Ma caspita, da c'è da lì. No, da lì come cammini tu. Mi fa la domanda, perché mi moglie da sera mi sa che ha cagliato il loro culo. E ne voleva pure una hit. Mi ci vedi? Sì. E non mi so cosa, so come ci si passa. Io che fici a Sire, io a Sire mi fici, ma se sapessi so come fici. Ah, immagino, so come fici. Immagino, vediamo se la pizza. Carissimo, gioca a Benetto? Ora no. E tua moglie ti sciacquava la testa con la...